Bentrovati, bentrovate, seconda e ultima puntata di questo piccolo percorso che abbiamo iniziato ieri sull'Italia, diciamo, del 68 e del dopo 68. Oggi proseguiamo questo viaggio con il nostro nuovo ospite di oggi, che viene da Trento, è Paolo Morando. In professione fa il giornalista, quotidiano Il Trentino di Trento, ma si trovano anche i suoi articoli sulla Quasi di Bolzano. Vabbè, grazie a voi naturalmente, che siete tanti, siete giovani, che mi fate sentire ancora più vecchio di quello che sono. Ma d'altra parte quest'anno ho cominciato ad andare alle udienze di mio figlio, che è alla prima liceo, e sono rientrato dopo 30 anni nel liceo che ho frequentato 30 anni fa, e quindi sono imbiancato di cuore. Allora, perché la barbarie? Sì, certo, una domanda ovvia, naturale. Io dirò molte cose di cui probabilmente siete poco a conoscenza. In altre occasioni è capitato magari di dire: alzate la mano, fatemi la domanda su qualche cosa di cui non avete bene presente le coordinate. Ma visto che il tempo è quello che è, e visto che siete giovani e vogliosi di conoscere, invece prendete nota delle cose che non sapete, dopo, visto che a casa potete cliccare su qualsiasi sito e avete a disposizione tutte le informazioni possibili, cosa che quando io ero al liceo non era così, non c'erano telefonini, non c'era internet, bisognava andare in giro per biblioteche o biblioteche a raccogliere i giornali. Oggi avete la vita molto più facile, quindi prendete nota di queste cose di cui magari non avete presente, per poi andare a vedere. Però cercherò di essere il più semplice possibile. Allora, perché la barbarie? Giusto, domanda legittima, visto che tra la fine degli anni 70 e i primi degli anni 80, voi sapete, l'Italia conosce la fase di attacco terroristico più dura e violenta di tutto quel periodo. Si è soliti definire gli anni 70, gli anni di piombo. In realtà, se uno va a vedere proprio le date, le statistiche, gli anni in cui più forte, più intenso, più sanguinoso è l'attività terroristica, soprattutto di sinistra, ma non solo, giustamente è stata citata la strage di Bologna dell'80, comunque siamo proprio negli anni, alla fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Poi negli anni 80 questa ondata decresce fino quasi del tutto a scomparire. E quindi è giusto chiedersi: ma come mai negli anni 80 vengono definiti gli anni della barbarie, quando invece la vera barbarie terribile del terrorismo, quindi non potete avercela presente, ma io all'epoca ero all'elementare, perché io sono del 68, e ricordo bene che tutti i giorni c'erano morti, sparatorie, aggressioni, bombe, un giorno sì, un giorno no, c'erano morti per terrorismo, e poi c'erano le stragi, decine di morti alla volta. Quindi è un'Italia che voi chiaramente, per fortuna, mi viene da dire vissuto, non che quella di oggi sia, ecco, è certamente molto meglio dal punto di vista della contrapposizione politica che allora sfociava in fatti drammatici di sangue. Sull'esistenza di una barbarie che invece è iniziata negli anni 80, una barbarie culturale, di costume, comunque della nostra vita quotidiana, ecco, invece mi sono pienamente convinto e cercherò di spiegare perché. Questo libro è successivo all'altro, però parto da qui velocemente, perché gli anni 70 sono appunto stati sempre regolarmente definiti gli anni di piombo, ma la parte finale degli anni 70, se uno va a rivedersi i giornali di allora, io l'ho fatto, per questo libro, sono visto tutti i giornali del 78 e del 79, si accorge che benché appunto il terrorismo fosse al suo apice, nel 78 viene capito Aldo Moro, e ha creato una serie di altre cose che poi dirò, viene meno, invece, da un punto di vista culturale, quello che aveva caratterizzato per intero gli anni 70, cioè la iperpoliticizzazione di qualsiasi cosa. Ogni cosa veniva vissuta in termini politici, e quindi la contrapposizione tra giovani di destra e di sinistra era un fatto quotidiano nelle strade delle città italiane ogni giorno. Se voi foste vissuti a Milano negli anni 70, il sabato pomeriggio non sareste usciti a fare shopping, a vedervi con gli amici, al bar, perché tutti i sabati pomeriggio, per quasi tutti gli anni 70, Milano si trasformava in un campo di battaglia.
con punti ben determinati. C'era la zona presidiata dai giovani di destra, Piazza San Babila, c'era la zona presidiata dai giovani di sinistra, soprattutto l'Università Statale, che però sono due luoghi abbastanza vicini. Quindi ogni sabato pomeriggio finiva a botte, ma a botte anche con decine di feriti e morti, e cortei e manifestazioni. Ma non era semplice vivere in una città, ci sento male? Dicevo, non era semplice vivere in Italia negli anni 70. Nel 78 tutto questo raggiunge il suo acme. Le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, partito che ora non esiste più, ma che non era centrale nella vita democratica del paese, era il partito che governava da sempre, dalla fine del dopoguerra. Lui era presidente, più volte presidente del Consiglio, più volte ministro degli esteri, e di lì a qualche mese era improbabile, quasi certo, candidato per l'elezione al Presidente della Repubblica. Era l'uomo politico più importante da un buon ventennio in Italia, Aldo Moro. Viene rapito, sequestrato, 55 giorni sotto sequestro e poi ucciso. Una vicenda credo che la conosciate. Nel 78 accadono altre due cose notevoli nella storia di questo paese. Il capo dello Stato, quello che si chiamava Giovanni Leone, il Presidente della Repubblica, è costretto a dimettersi. È la prima volta che accade, è costretto a dimettersi in seguito a mesi di una campagna di stampa durissima nei suoi confronti. Ora, senza andare a dettagliare quale fu il merito delle accuse che gli venivano mosse, fatto sta che è costretto a dimettersi. E quindi la più alta carica dello Stato si dimette travolto da uno scandalo. Questo accade un paio di mesi dopo il sequestro e l'uccisione del più importante uomo politico italiano. Allora, come oggi, gran peso della storia nazionale ha il Vaticano, no? Nell'estate del 78 muoiono due papi a distanza di poche settimane l'uno dall'altro. Muore Paolo VI, che era papa da una quindicina d'anni, dal 63, quindi 15 anni, no, detto caso, e viene eletto papa Giovanni Paolo I, che dopo poche settimane muore. Un po' misteriosamente, ci sono decine di libri complottisti su questa cosa qua, se vi interessa, l'ho trovato ovunque. E il più importante di un giornalista americano che si chiama Yano, David Yano, il nome di Dio, mi pare che fosse il titolo. E poi viene eletto Giovanni Paolo II, che non so se avete fatto in tempo a conoscere nella vostra vita, quando muore Giovanni Paolo II. Vabbè, eravate bambini. Quindi con un papa che poi regna sul Vaticano per decenni. E quindi, in poche settimane in Italia viene rapito il presidente della DC, si dimette il capo dello Stato, muoiono due papi, e non è che il resto andasse benissimo, nel senso che il terrorismo impazzava tutti i giorni. La situazione economica, eravamo messi peggio che oggi, e ce ne vuole. E, insomma, un disastro sotto tutti i punti di vista. Il Corriere della Sera, come voi dovete immaginare anche il mondo dell'informazione del 78, internet, telefonini, i fax che già sono preistoria, cioè tutta roba che non esisteva nel 78, esistevano i giornali, la televisione c'era, Rai 1, Rai 2, stop, fine. Qualche fortunato girando un forum manuale riusciva a beccare Tele Monte Carlo e Tele Capodistria, ma insomma la televisione erano due canali, c'era la radio, ma voi capite che la informazione era completamente differente da quello di oggi, e quindi i quotidiani avevano un peso così immensamente maggiore. Repubblica, il quotidiano della Repubblica del 78 era usciva da un anno e mezzo, da due anni scarsi, e era un giornale ancora di scarso peso. E quindi il Corriere della Sera era il giornale più importante d'Italia al quale tutti gli altri quotidiani in qualche modo si conformavano. Ciò che scriveva il Corriere della Sera era Vangelo. Che cosa fa il Corriere della Sera nell'autunno del 78? In Italia, vi ho detto, caratterizzata da tutte queste situazioni non esattamente semplici da gestire. Pubblica in prima pagina, ed è la prima volta che lo fa nella sua storia, delle lettere di lettori. Ora, noi qua siamo abituati ormai da Facebook, Twitter, il web, i social, cioè tutto, siamo connessi quotidianamente in tempo reale, tutti abbiamo un'opinione su tutto e la diciamo. Ma allora i lettori dei giornali, qua stava il giornale, là in fondo stava il lettore, c'era pure poco di feedback.
Oggi tutti i quotidiani hanno le pagine dei lettori, delle lettere dei lettori. Allora il Corriere della Sera pubblicava due colonne una volta in settimana. Quindi capite che tipo di racconto ci fosse. Tant'è vero che c'era una battuta un po' che girava all'epoca, e cioè che l'unico momento in cui i lettori potevano avere veramente spazio sul Corriere della Sera era quando? Quando morivano, quando c'era la cronaca. Altrimenti non accedevano alle pagine dei quotidiani, la gente normale, la gente come noi. E insomma, improvvisamente il Corriere della Sera pubblica in prima pagina una lettera di un lettore sul tema dell'amore, meglio ancora dell'adulterio, in una posizione prima pagina in cui solo fino a qualche anno prima scriveva Pierpaolo Pasolini, quindi il maggiore intellettuale dell'Italia degli anni 70, e anche il più vigoroso, il più polemico. Insomma, in quella posizione di compare questa lettera di un lettore, cinquantenne, che diceva in sostanza: caro Corriere della Sera, io voglio suicidarmi. Voglio suicidarmi perché ho questo problema. Sono sposato, ma ho un amante. E visto che non sono in grado di scegliere, di decidere, perché la mia amante mi dice lascia tua moglie, io a mia moglie non posso dire niente, insomma non so bene che cosa fare, sono disperato, mi suiciderò. Se i vostri sapienti, opinionisti, editorialisti del Corriere della Sera non mi daranno una qualche buona ragione per non farlo. Adesso una roba del genere noi ci fa ridere, no? Perché tra Isole dei Famosi, quei programmi del pomeriggio su Canale 5, dove tutti, non so neanche come si chiama, sono quelli della De Filippi per capire. No? Ormai sì, anche il lavoro si è organizzato, è un tema di intrattenimento. No? Ma allora, insomma, compare questa lettera sul Corriere della Sera in una frase italiana come quella che abbiamo visto. Scriverete, ma quella roba lì spostò improvvisamente di colpo, come dire, il clima del dibattito culturale sullo stato del paese. Ebbe un tale successo questa cosa, c'è sempre arrivano decine e decine di lettere, tutti i giornali hanno detto al Corriere della Sera, invece di parlare di terrorismo, di economia che non va, di tutte queste cose, no. Tutti improvvisamente impazziscono e cominciano a parlare di amore di adulterio. Al Corriere della Sera capiscono, come dire, di aver intercettato qualcosa, quindi una voglia di privato, una voglia di uscire da questo clima plumeo di iperpoliticizzazione, quello che vi ho detto prima, e qualche settimana dopo pubblicano una seconda lettera, la medesima posizione, la spalla destra della prima pagina, questa volta una lettera ancora di un lettore, meglio di una lettrice di Cinisello Balsamo, quindi Interland milanese, siamo in autunno, quindi immaginate questi palazzoni nella nebbia, in cui questa lettrice dice in sostanza: caro Corriere della Sera, non se ne può più, continuate a parlare di Andreotti, che era il Presidente del Consiglio, di terrorismo, di economia che va e non funziona, della rivoluzione in Iran, no? Grandissimo termine di quello. Quando invece, perché invece non parlate delle cose che davvero interessano a noi lettori, a noi italiani? Ad esempio, scrive questa lettrice, che era anonima come la prima lettera, ad esempio nel mio palazzo tutti fanno le corna del rispettivo marito. Queste sono le cose di cui dovreste parlare voi del Corriere della Sera, di corna. Adesso mi avrei detto anche perché è pazzesco se ci penso ancora adesso, ma insomma dovete parlare di queste robe qua. Qualche mese dopo viene, se pubblicano tante altre lettere del genere, anche non su temi dell'amore, ma io cito solo quelle dell'amore che erano più superati. Mese dopo viene pubblicata un'altra, questa volta chiudo il cerchio, una lettera è di una amante, siamo nei giorni di Natale, e qui scrive il Corriere della Sera, caro Corriere della Sera, io passo l'ennesimo Natale in solitudine, perché mio uomo, il mio amante, con chi sta? Con sua moglie, con i suoi figli, a Natale. E quindi sono costretto a passare l'ennesimo Natale da sola. Dovete parlare di questi problemi qua. Aggiungo un'altra cosa. Su Repubblica, che siamo alla fine del 78, quindi siamo all'editoriale di bilancio, diciamo, di fine anno, che scrive un politologo che ancora in vita, ha 90 anni, ma maggior politologo della storia della politologia italiana, che si chiama Giorgio Galli, e pubblica questo editoriale di bilancio di fine anno, ma anche qua dentro Moro, Leone, i due papi, il terrorismo, e qui dice in sostanza:
scrive Giorgio Galli, scrive questa cosa qua: può sembrare irriverente chiedersi se per il nostro sistema politico il 1978 sia stato l'anno di Aldo Moro, certo, di chi se no, oppure di Giorgio Travolta. Se la primavera era stata dominata dalla tragedia del presidente della DC, l'autunno è stato caratterizzato dal significato politico attribuito al successo del cantante italo-americano. Allora, adesso è un attore, Giorgio Travolta, in realtà lui era anche cantante, ma a parte questo. Voi capite che c'è qualcosa che non quadra se alla fine di un anno così complicato Giorgio Galli, quindi non uno qualsiasi, su Repubblica, quindi non su Sorrisi Canzoni TV, scrive che questo è stato l'anno di Giorgio Travolta. Allora, che cosa è che era successo nell'autunno del 78? Voi conoscete il film La Famiglia del Sabato Sera? Se non lo conoscete, vedetelo, perché è un grande film americano degli anni 70, drammatico, bello, importante, in cui però in Italia è stato attribuito un significato politico del tutto avulso dal suo significato vero. Perché quando esce questo film, ed esce in Italia nei giorni del sequestro Moro, per settimane viene ignorato. Quando è estate e la tragedia di Moro si è compiuta, tutta Italia va a vedere questo film. E tutti i giovani che sono, una larga fetta di giovani che solo fino al marzo precedente, come dire, occupavano le strade, facevano cortei, manifestazioni, quindi erano politicizzate al massimo, improvvisamente vanno tutti in discoteca e si appassionano per già tre volte a Olivia Newton-John, quando poi uscì anche Grease qualche settimana dopo, qualche mese dopo. E quindi a già tre volte nasce un termine che allora non esiste, oggi l'Accademia della Crusca sotto i travoltini, i cosiddetti travoltini, e cioè giovani appassionatissimi di discoteca, che quindi il sabato si prepara tutto il pomeriggio per poi finalmente andare in discoteca perché la febbre del sabato sera. Travoltini e quindi travoltismo. Poi non avete idea, ma su questa cosa qua i giornali per settimane e settimane dibatteranno continuamente su come sia stato possibile che nel giro di poche settimane ciò che caratterizzava i giovani di allora, e quindi la politica, in tutto e per tutto, lascia improvvisamente lo spazio alla discoteca. Quindi quanto di più distante ci può apparire oggi, no? Rispetto all'impegno politico. Tutta questa cosa ha un nome, è una parola che adesso è un po' in disuso, ma che allora vi garantisco è una parola che compariva nei titoli dei giornali di continuo. Allora, se in questi anni, ultimi anni, continuiamo a malloccarci con la parola crisi, no? Adesso il sovranismo, no? Ci sono questi termini che marcano l'epoca, qualche anno fa crisi, qualche anno fa ancora voi eravate appena più o meno globalizzazione, no? Sono termini che segnano una temperie culturale, mi farebbe da dire, comunque più in generale una situazione anche mondiale. Allora la parola era questa, riflusso, riflusso, che io ricordo che anni fa quando scrivevo questo libro mi chiedevo ma che cosa scrivo di questo riflusso? Ah, sul riflusso gastroesofageo? No. Avevo 40 anni, tutti i miei amici dal mio 40 anni, quindi erano bambini che nascevano, quindi riflusso gastroesofageo, perché è una cosa che scoprirete quando sarete genitori. Vabbè. No, riflusso nel senso di no, quando un'onda si abbatte sulla spiaggia, poi si ritira, è l'onda di riflusso, no? E che quindi lascia sulla spiaggia alghe, pesci morti, pezzi di plastica, bottiglie, è l'onda che si ritira. Questa è un'immagine un po' figurata perché possiamo fare un parallelismo con l'onda lunga del 68, di cui avete sentito ieri, che da noi in Italia dura 10 anni. Da noi il 68 è una cosa che sì, inizia nel 68, ma in realtà dura 10 anni, nel senso di giovani che si appassionano alla politica e che pensano in qualche modo di cambiare le cose, perché volevano anche in qualche modo fare la rivoluzione. Alcuni anche con le armi, molti purtroppo. Poi a un certo punto l'onda si ritira, perché non se ne può più. Non si può più che ogni cosa viene vissuta in termini politici. Cioè, voi conoscete Giorgio Gaber, il cantante, il cantautore molto qualche anno fa, fa una canzone, cos'è la destra e cos'è la sinistra? No, ovviamente la conoscete. Adesso non ricordo più, ma mi pare che il bagno sia di destra e la doccia di sinistra. Qualsiasi cosa, la marmoria di destra e qualcosa di sinistra. Ogni cosa era vissuta così. O di destra o di sinistra, e da lì a passare a
non mettersi le mani addosso, ma accoltellarsi e spararsi, vi garantisco che il passo era brevissimo. Vi dico solo una cosa, nel 78, come dicevo prima, ci sono i mondiali di calcio in Argentina, l'Italia ci va e finisce quarta, abbastanza miracolosamente, gioca benissimo, in tutti i circoli giovanili di allora, erano tutti i circoli giovanili, erano tantissimi, adesso non c'è, come dire, questa abitudine a frequentare i circoli culturali, che però erano di derivazione politica, di derivazione politica soprattutto di sinistra, extra, di sinistra extra parlamentare. Quindi gruppi che in qualche modo discendevano da lotta continua, piuttosto, cioè da organizzazioni di sinistra non parlamentare. I circoli di Pobre, ma insomma in tutti questi circoli si discute animatamente se è giusto, è corretto, è politicamente accettabile ritrovarsi al circolo con la televisione che guardasse le partite dell'Italia. No, non è politicamente accettabile e quindi non ci si ritrova a vedere le partite dell'Italia dei circoli giovanili di allora. Cioè per dire, no, adesso ce la guardiamo tutti anche negli uffici, anche quelli pubblici, oppure ci si prende malattia quando gioca l'Italia. Ma vabbè, non qui naturalmente, ci diciamo che è allora, tutto questo per dire che alla fine degli anni 70 accade qualcosa. Questa cosa è comunemente definita come riflusso nel privato. Voi capite che dopo 10 anni in cui l'Italia è... gli italiani non possono più uscire il sabato sera in Cina perché rischiano di finire coinvolti in una sparatoria. Voi non... è una cosa probabilmente neppure conoscete, ma negli anni 70 c'è un'altra cosa che oggi diciamo che fa i sequestri di persone. Ci negano di continuo. Persone sequestrate e poi tenute prigionieri in cambio di denaro, di riscatto, ma ce n'era una alla settimana, anche a Bolzano, mi ricordo, insomma, era pericoloso uscire in giro in Italia, passavi da una stazione dove prendevo un treno, la stazione saltava e faceva 80 morti, andavi in banca per fare un'operazione, nel 69 salta una banca a Milano e ci sono 18 morti, sei su un treno, salta il treno, accadevano queste cose. Di continuo, date un'occhiata anche semplicemente su Wikipedia, guardate la parola strage in Italia. Voi sapete che l'Italia è l'unico paese dell'intero globo terracqueo che ha dovuto più volte istituire e rinnovare una commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi. Solo in Italia c'è questa cosa. Stragi di destra, di estrema destra, e quindi Piazza Fontana, e quindi Piazza della Loggia Brescia, quindi l'Italicus, quindi Bologna, Peteano, questura di Milano, vabbè. Mi fermo qui perché sennò mi rendo conto che non smetterei più, ma insomma questa è la situazione in Italia alla fine degli anni 70. Poi improvvisamente che cosa succede? Il terrorismo inizia a scomparire perché ha raggiunto il punto più alto dell'orrore con Aldo Moro, con il rapimento e l'uccisione di Moro, e da lì poi anche quel terreno, come dire, di non condivisione, ma insomma c'era una certa parte d'Italia che guardava il terrorismo. Certo, non dico simpatia, ma insomma, intellettuali, certi ambienti con delle università. C'era anche lo slogan, no, né con lo Stato né con le BR. Quindi viene meno questa cosa. Non c'è più un terreno sociale per il terrorismo. Cambia il clima sociale in Italia perché cambia, come sempre in questi casi, viene da dirlo di continuo, Marx aveva naturalmente ragione. Alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, la struttura produttiva in Italia cambia completamente. Una volta le fabbriche, nelle fabbriche, il sindacato dei meccanici ha definito l'aristocrazia operaria. Tutti i contratti di tutte le categorie d'Italia venivano rimodulati sulla base di quello che i metalmeccanici contenevano, perché gli operai sono tantissimi, perché le fabbriche della Fiat erano enormi. E negli anni 80 sta roba cambia, arriva la robotica, arriva la fabbriche, gli operai spariscono, l'Italia diventa un paese come gli altri ovviamente, in cui i servizi sostituiscono l'industria pesante, naturalmente l'agricoltura è già in qualche modo in sparizione, insomma. Quindi cambia nell'Italia degli anni 80, cambia completamente il clima sociale, quindi vengono meno anche, come dire, certe radici sociali su cui il terrorismo poteva in qualche modo attecchire. Tenete sempre comunque presente, se già non vi è stato detto un altro tutto, se vi capiterà di leggere che ci sono decine di libri di ex terroristi che raccontano le loro vicende, anche troppi,
Ma tutti quanti dicono sostanzialmente la stessa cosa. Perché nasce il terrorismo in Italia? Principalmente per una cosa. Come risposta al terrorismo di destra in cui anche lo Stato aveva messo le proprie mani. Se siete qualcuno interessato a questa cosa, sappiate che esistono centinaia di libri sulla strage di Piazza Fontana, di cui tutto inizia, siamo a dicembre del 69, quindi questo è il 50°, e usciranno diversi libri che racconteranno di nuovo tutte queste vicende. Già uno è uscito lo scorso autunno per la tesi di uno storico che si chiama Dondi, leggetelo, io l'ho letto, conosco l'autore, racconta l'intera vicenda, che è complicatissima, perché dura fino ai giorni nostri anche dal punto di vista giudiziario. È una strage ancora in parte risolta, diciamo, non ha colpevoli dal punto di vista della giustizia italiana, ma insomma lì, anche per via del fatto che lo Stato italiano attraverso alcuni suoi apparati mise in salvo dei presunti responsabili, è chiaro, c'è una strage, 18 morti, ci sono degli accusati, i servizi segreti italiani li fanno espatriare. Questo punto fissatelo, se gli capita leggete, troverete anche conferma di questo. Comunque anche per via di questo fatto nasce il terrorismo di sinistra, perché si vede abbastanza ragione lo Stato, parte di esso, invischiate in quest'opera, se non stragista in senso diretto, quantomeno in termini di non collaborazione, nessuno di mettere in salvo copertura, esatto, copertura dei presunti responsabili. Gli anni 80 trovano un'Italia completamente diversa. Perché accadono diverse cose. Io in qualche modo individuato, quindi non è che la storia, cioè non è che dal 31-12-79 all'1-1-80, paf, la storia cambia, no, la storia non fluire evidentemente. E quindi se volete anche gli anni 70 iniziano a dicembre del 69, con la strage di Piazza Fontana, ma se vogliamo ancora prima, ma non è tanto questo il punto. Però se vogliamo, io ho identificato questo punto un po' per facilità, un po' per anche, perché me lo ricordo bene, un punto di svolta, ma lo è stato davvero, nel momento in cui l'Italia, nel luglio del 1982, vince il campionato del mondo. Allora, voi siete anche troppo giovani per avere il nome del 2006, e vabbè, quelli dell'82, io avevo 14 anni, furono una roba che neanche vi immaginate, nel senso che eravamo una delle squadre più scarse che si presenta nel mondiale dell'82, e battiamo i campioni del mondo, che la squadra io credo più forte della storia del calcio, da sempre, il Brasile dell'82, li battiamo in maniera assolutamente miracolosa, totalmente in attesa, e poi c'è la semifinale, vinciamo la finale della Germania. Cosa accade la sera in cui l'Italia vince i mondiali dell'82? Il luglio 11 luglio, quelle date che non ricordo come era la nascita dei miei figli. No, dai, non scherzo. Vi garantisco che ci sono delle date precise, quantomeno la parte maschile di questa nazione. Vabbè, avevo 14 anni, me lo ricordo bene. Comunque, la notte del 11 luglio 82, questa è la cosa fondamentale, tutta Italia scende in piazza. Da Palermo ad Aosta, come si dice, no? Tutti in strada a festeggiare per una notte intera. Peccavano i tedeschi, i tedeschi, mi ammortizzano forse un po' di più, non lo so, ma insomma avevamo vinto il mondiale totalmente, qui eravamo arrivati come degli sfigati assoluti, e per la prima volta si scende in piazza a festeggiare, per la prima volta l'Italia scende in piazza senza paura di essere sparata, senza problemi a festeggiare chi è di destra con chi è di sinistra, chi è ricco con chi è povero, le donne con gli uomini, gente del sud con gente del nord, divisioni che c'erano ancora, ci sono state, si perpetuano naturalmente. Però avviene questa cosa qua. È il primo momento da 10 anni che l'Italia festeggia qualche cosa tutta assieme in piazza per un'intera notte. Questa cosa qua avviene molto, colpì molto gli osservatori politici, diciamo così, perché effettivamente non si vedeva da anni. Non si vedeva da molti anni. Esiste un libro, non ricordo gli autori, ma mi pare che siano olandesi, che dimostravano ancora qualche anno fa, dati scientifici, che non potevi dire niente, come una vittoria di una nazione mondiale di calcio.
bilancio, automaticamente facevo aumentare il PIL di 3-4 punti percentuali. Ne avremmo molto bisogno, ma infatti non a caso l'ultimo mondiale manco ci siamo qualificati, quindi ci meritiamo tutto da fare il PIL. Effettivamente, nel momento in cui l'Italia vince il mercato del mondo, esplodono gli anni 80. Ora, com'è che un corpo di voi potrebbe definire gli anni 80? O ha letto come sono stati definiti gli anni 80? Vi dico io un paio di cose. Gli anni 80, più di volte ho trovato scritto, sono l'ultimo decennio felice delle nostre vite, di questa nazione. Gli anni 80 sono gli anni della Milano da bere. Voi sapete a cosa fa riferimento questa locuzione Milano da bere? Fa riferimento a una famosissima pubblicità, la trovate su YouTube, andate a vederla perché è una roba di 2 minuti, la pubblicità dell'Amaro Ramazzotti, che io praticamente non ho mai venuto. L'Amaro Ramazzotti fa uno spot, siamo nell'83-84, non lo ricordo, in quei 2 minuti, minuto e mezzo, quello che è il spot, lo trovate su YouTube, credetemi, andate a vederlo, trovate tutto quello che vi può, come dire, trovate tutto ciò che può chiarire su che cos'è la Milano da bere, nel senso di un'Italia felice, di un'Italia ricca, di un'Italia vogliosa di farsi avanti, di un'Italia che svolta perché ha tanta forza dentro, di un'Italia elegante, di un modello d'Italia che adesso ci sogniamo. Adesso, io non lo so, poi se più giovani di me sicuramente sarete, rispetto a io quando avevo la vostra età, già state all'estero più volte, ma io non so se voi andate in giro e dite, ah, sono italiano, la faccia di quelli che avete di fronte. Non è esattamente, adesso scusate, questo adesso lo dico io personalmente, però non è esattamente una cosa di cui andare fierissimi oggi essere italiani. Non è che abbiamo alle spalle una nazione bella, forte, che fa le cose, che anche dal punto di vista economico funzionale. Allora negli anni 80 invece era esattamente così. Il PIL andava avanti a volte di 3, 4, 5 punti percentuali all'anno. La borsa ha iniziato a esplodere, la borsa di Milano. Ma giocavano tutti in borsa. Voi andavate in giro ai mercati dove c'erano le signore che compravano i carciofi e dentro la sporta dei carciofi c'avevano solo 24 ore. Perché anche le signore casalinghe giocavano in borsa. Perché tutti guadagnavano. Era un momento in cui tutti si arricchivano. Voi avete presente la cantante Madonna, no? Anche se è nata gente, tutt'oggi è un pop star importante. Ora non ricordo quale fu, qual era la canzone, se era Oh, Like a Virgin, non so, Like a Virgin. Insomma, c'era questo video famoso di una canzone famosissima di Madonna, in cui Madonna, e quindi la cantante più nota del pianeta, indossava una maglietta. Qualcuno se la ricorda? In un video che vedevano tutti in tutto il mondo. Una maglietta di Madonna c'era scritto Italians do it better. Cosa facevano meglio la lascio alla vostra immaginazione, evidentemente. Ma questa era l'immagine dell'Italia che passava, ok? Voi ci pensate se oggi non so più chi è la cantante famosa? Chi possiamo mettere? Ditemi la cantante famosa, esempio, per tutto il mondo, oggi. Un nome? Ah, insomma, io non lo conosco. Chi vuole aiutarci perché siamo. Ve la immaginate con una maglietta con scritto Italians do it better? Ma gli italiani sono sfigati oggi, no, non sono, non lo fanno better. È anche un per... no, magari sì, ma non appare, no, non è questo il punto. Voi non sapete che in quegli anni, allora, l'altro giorno è morto Karl Lagerfeld, no? Un grande stilista, probabilmente avete letto, avete conosciuto, eccetera. Ma allora la moda in tutto il mondo era solo la moda italiana. Armani, Versace, Ferrere, non vado avanti. La moda in tutto il mondo era dettata dagli stilisti italiani. Milano era una capitale culturale al pari di Parigi e Londra. Adesso sto un po' riprendendo, ma da 20 anni non era più. Quindi l'Italia era bello essere italiano, nel senso che la fama dell'Italia, l'immagine internazionale dell'Italia era quella di un paese di successo, che era uscito da 10 anni tremendi, quello del terrorismo, che si stava rinnovando, che si stava arricchendo, effettivamente negli anni 80 tutte le famiglie si arricchiscono, tutte le famiglie cominciano ad avere la seconda macchina.
è una sciocchezza, ma mi è capitato allo stesso tempo di vedere delle statistiche, ripeto, è una sciocchezza che adesso ti posso dire, ma le statistiche che riguardavano il consumo di frutta tropicale, e mica cose, cioè ananasi, kiwi, quindi siamo anche cibo della frutta tropicale, il consumo in Italia della frutta tropicale negli anni 80, beh, la curva era così. Nel senso che cominciamo a permetterci anche la frutta tropicale, cominciamo a permetterci la osmesi maschile, cominciamo a permetterci tutta una serie di cose che, come dire, danno l'impressione di che la vita sia migliore. No? E anche il periodo in cui gli anni 80, voi adesso avete presente qual è il panorama televisivo, ma fino a quel punto c'era solo Rai 1, Rai 2, poi arriva me, allora Fininvest, poi Mediaset e quindi i canali di Berlusconi. E quindi voi dovete immaginare un panorama televisivo in cui arrivano le reti commerciali e che quindi offrono anche una miriade enorme di spazi pubblicitari che prima non c'erano. Questo perché? Perché le aziende italiane producono e quindi hanno bisogno di mettere in mostra i propri prodotti. Arrivano gli studi sui canali commerciali, tutti gli spazi pubblicitari possibili. È un volano che moltiplica le cose. Quindi sono anni in cui, ripeto, il paese si arricchisce, tutti vivono un po' meglio, quindi viene un clima sociale, come dire, difficoltoso in cui poteva appunto attecchire il terrorismo. E l'Italia è un paese invidiato, ecco questo è il punto. L'Italia è un paese invidiato. Eravamo, come dire, a un certo punto superiamo anche la Gran Bretagna per il PIL, un qualche trucchetto contabile di cui adesso parlo di lungo, ma che fece molto anche innervosire la nuova presidente britannica, Thatcher. Ma insomma, questo accade negli anni 80. Che cosa porta con sé tutto questo? E questo è, come dire, finalmente ci arrivo, la barbarie. Allora, voi oggi lo vedete come dei temi tutti i giorni, di cui tutti i giorni i giornali si occupano il Parlamento, si occupano tutti, quanti noi, è quello dei migranti. Allora, negli anni 80 voi dovete immaginare un'Italia bianca, nel senso che non c'erano migranti. Migranti dall'Africa, ma allora non li si chiamava migranti, ecco, allora li si chiamava Vucumbra. Negli anni 80 cominciano ad arrivare gli italiani in numero infinitamente minore rispetto ad oggi, non sono le tragedie di oggi come le navi dei migranti. Ne arrivavano un po', ma non via mare, okay? Erano pochissimi. E dove li incontravamo noi italiani bianchi, e insisto sul bianchi, poi capirete. Sulle spiagge dei vini, nel senso che trovavi i venditori per la prima volta, trovavi dei venditori di una pelle nera, ti vendevano le Raimann false, le Lacoste false, la roba truccata, insomma, no? Vucumbra, nel senso che ti si avvicinavano, quello che Vucumbra vuol comprare, quindi Vucumbra era una locuzione con la quale questi erano identificati. Non sono un'emergenza sociale, nel senso che sono pochissimi, sono dei numeri visibili rispetto ad oggi. Ma qualcuno immagina quale fu la reazione degli italiani per la prima volta di fronte al nuovo nero? Vabbè, diversi li abbiamo ammazzati, per cominciare. Cioè li abbiamo ammazzati, non gli italiani bianchi, abbiamo ammazzato diversi neri negli anni 80. Se voi andate a vedere il Mani Inter, da qualsiasi parte, è pieno di siti di nostalgici degli anni 80. Per gli anni 80 scrivono quei gente con me che a 50 anni negli anni 80 quindi è chiaro che 50 anni oggi ricordo negli anni 80 le cose più belle, quindi i telefilm in televisione, i film al cinema, la musica, le merendine, i giochini, i campionati mondiali di calcio, tutte queste cose belle che uno ha una visione retro e vintage degli anni 80 nel senso della nostalgia. La vulgata popolare degli anni 80, che è questa, che vi ho appena detto, non tiene conto del fatto, e mai vi racconterà, perché fatti che vedi a trovarlo, ma vabbè, qua non trovate per dire, ma basta che avete i giornali di allora. La vulgata, dicevo, non vi darà
noi italiani bianchi abbiamo ammazzato diversi neri, meglio, diversi negri, come li chiamavamo allora, ma li abbiamo ammazzati anche barbaramente. Il primo gli abbiamo dato fuoco vicino a Piazza Navona di notte, a Roma, in pieno centro a Roma. Cioè gli è stato dato fuoco a un sonno, pare che fosse, alla fine del 79. E il caso più clamoroso mediaticamente fu quello che siamo già alla fine del decennio, forse nel 89, quello di, vedete nota di questo nome, andate a vedervi la storia su Wikipedia, di un giovane sudafricano che si chiamava Jerry Essa Massimo. Jerry Massimo, che erano raccoglitori di pomodori a Villa Riterno, quindi in Campania, che assieme a tanti altri suoi compagni di colore viveva, si fa per dire, dormiva, in una stamberga e veniva poi sfruttato a raccogliere i pomodori sottopagato, sotto il sole, per ore. Entrano tre giovani per derubare anche di quei pochi soldi e gli sparano. C'è poi un caso abbastanza clamoroso, lui sa che è Rosa Parks, avete mai sentito parlare di Rosa Parks? Quella donna che è in Alabama, Montgomery, Alabama, mi pare nel 1956, si rifiuta di scendere dall'autobus e lasciare il posto in cui era seduta sulla luna, che è un posto riservato sui bianchi. Nella civilissima Roma dell'85, 6, non ricordo, ho scritto, ma insomma siamo lì, accade la stessa cosa a una donna eritrea, ma neanche eritrea, era pure italiana, nel senso che aveva il passaporto italiano. Amete De Prezio si chiamava, che era seduta sull'autobus, quindi un italiano di origine eritrea, quindi di colore, ma italianissimo, come lui, come me, come chiunque qua. E insomma è seduta per giunta con un braccio del suo bambino di 88, un braccio del suo bambino di 2 anni, e insomma nell'autobus che era pieno comincia di sofferenza fino a che non la costringono ad alzarsi e scendere dall'autobus sulla 90, quindi una strada lunghissima. Poi no. Queste cose qua cominciano ad accadere nell'Italia degli anni 80. Quindi scusatemi, col cavolo che l'Italia degli anni 80 è stato l'ultimo decennio felice delle nostre vite. Sì, certo, se ne si legge, se di questi anni 80 se ne legge solo una parte, ma c'è tutta un'altra parte che c'è, però non fa comodo. Non piace ricordarla. Ci si arricchisce nel 90, la corsa esplode, il galoppa, tutti si arricchiscono ed esplode in una maniera fino a quel momento stimata solo in parte. Che cosa? Se la gente si arricchisce, cos'è che cresce parallelamente? I figli. No, sì. La vita sì. Ma qui c'è un'altra cosa, un po' meno nobile. L'evasione fiscale. L'evasione fiscale non avete idea delle dimensioni che assume negli anni 80. Voi adesso ciclicamente ogni anno quando ci sono i rapporti della Guardia di Finanza sui giornali leggete, sono cose che anche io vedo tutte le volte, dico ma come diavolo è possibile? Che no, tipo gli imprenditori, i gioiellieri, i venditori di oggetti di lusso dichiarano meno dei propri operai commessi. Questa roba qua inizia negli anni 80. Io non lo so quanto sia fondata, ma insomma a un certo punto c'era un allora ministro del tesoro, adesso si dice ministro dell'economia, ma allora il tesoro, le finanze, il bilancio erano separati, ma comunque il ministro dell'economia di allora, che si chiamava Visentini, un repubblicano, un partito comunista, più un uomo di altri tempi, un uomo di un secolo fa, diciamo lì, vabbè, andava a chiaro un secolo fa. A un certo punto svolta dicendo io queste dichiarazioni dei redditi degli italiani mi fanno schifo, disse, dentro mi ragazzisco da uno come Visentini, per come io lo ricordo, era una roba che ti dava davvero la misura, come dire, delle dimensioni dell'evasione fiscale. Ma più in generale, dal punto di vista del costume, accade una cosa particolare. Allora, voi tutti sarete, non lo so, magari no, ma sarete, magari siete su Facebook, su Twitter, insomma, sapete bene come funziona questo mondo, no? E quindi avete ben presente che cosa accade regolarmente, ma su Facebook tipicamente, ma insomma sui social in generale, e cioè alle volte delle esplosioni d'odio spaventose, no? I commenti
donne, no? Ci sono questi fenomeni di odio, questo malinteso senso del social in cui, come dire, l'anonimato pare ti possa consentire di vomitare il peggio di te. Questa roba qua accade da un po' di anni e noi tutti la registriamo con sgomento, ma è impossibile fermarla. L'avete presente, no? Soltanto pochi mesi fa sulla Boldrini, quanto vomito è stato buttato sulla Boldrini, Laura Boldrini, ex presidente della Camera. Ma allora, questa cosa qua noi la vediamo negli ultimi 2-3 anni esplosa. Ma non è che era una roba tanto nuova, voi avete presente Radio Radicale? C'è Radio Radicale, che questa radio che fa una sorta anche di servizio pubblico, dove la smettendo le dirette dal Parlamento, i processi, come dice, eccetera. Radio Radicale esiste da sempre, dagli anni 70. A un certo punto Radio Radicale negli anni 90, 86, si inventò una cosa che allora nessuno aveva ancora mai fatto ed è un po' simile alla cosa del Corriere della Sera di qualche anno prima, cioè garantire il libero accesso del pubblico, in quel caso dei vari ascoltatori, all'etere, in questo caso, quindi proprio le frequenze letterarie. Che cosa fece la Domenicale? Nell'estate del 96. C'era un problema, erano in difficoltà dal punto di vista economico perché tardava il rinnovo della convenzione con il Parlamento, che era il loro principale fondo di reddito. Non è cambiata la situazione, tra l'altro. Vabbè, e quindi sospese le trasmissioni e diramando questa sorta di comunicato a nastro che continuavano a diffonderlo dicendo: rischiamo di chiudere, di licenziare tutti. Noi, la Radicale, siamo la radio che ha promosso le battaglie civili degli anni 70, quindi l'aborto, il divorzio, il referendum. E rischiamo di chiudere, per cui telefonateci e diteci quanto per voi è importante dal punto di vista politico, sociale, personale, radio radicale, in maniera tale che magari, come dire, far vedere che c'è un pubblico importante che ritiene che la radio radicale sia importante, magari si muove il Parlamento nell'accelerare questa pratica e la convenzione. Quindi la radio sospende le trasmissioni e arrivano le telefonate. Allora, le telefonate all'inizio sono soprattutto di persone che dicono che la radio radicale è importante, le battaglie sono di morte, sull'aborto, Pannella, la Bonino, eccetera, eccetera. Ogni 10-20 telefonate c'è la telefonata del Mauto, no? Le telefono dice un sacco di sciocchezze. Ma lentamente il rapporto si rovescia. Arrivano solo telefonate, non di matti, di gente normale, ma che approfitta della possibilità di avere per la prima volta a propria disposizione un minuto, 40 secondi, cui può dire tutto ciò che vuole senza che nessuno lo interrompa e che la cosa vada in diretta, o meglio, viene registrata e poi trasmessa un po' di tempo dopo, perché sono di più le linee e quindi arriva una marea di telefonate impossibile per tutto in diretta. Insomma, nell'estate dell'86, io me la ricordo perché l'ascoltavo, era una roba da fare accapponare la pelle, e mi garantisco che ma io adesso ho 50 anni, credo di avere un po' di pelo sullo stomaco, ma se ancora adesso vado a risentirmi e su YouTube le trovate, qualche estratto di queste telefonate che venivano trasmesse senza filtro dalla Radio Radicale, quindi, come dire, che venivano irradiate in tutta Italia, è una roba che fa paura. Fa paura. Non avete idea della quantità di odio e di volgarità che venne ributtata sull'Italia nelle orecchie degli italiani quell'estate del 96. Odio allo stato proprio quintessenziale, mi verrebbe da dire, odio a tutti i livelli, degli uomini contro le donne, più difficilmente viceversa, più ventini contro umanisti, settentrionali contro meridionali. Tutto, ogni scusa è buona per dire tutto, naturalmente con un linguaggio che qui non bisogna minimamente di ripetere. Infatti su YouTube trovate parental, sono ancora abbastanza allungata. E stranamente, ecco, un po' meno era caratterizzata la dimensione dell'odio politico e quindi fascisti contro comunisti, ma d'altra parte era, come dire, anche questo lo spirito del tempo, la politica era sempre meno importante. Accapigliarsi che stava sempre importante, odiarsi che stava sempre importante, ma non più per la politica, piuttosto per questioni di sesso, per questioni di calcio, no? Cose davvero importanti, il calcio, il sesso, no? Questa è anche l'Italia degli anni
aumentata. Quindi questo clima di odio in cui viviamo noi oggi, che io non so voi quanto appaia pesante, ma a me appare pesantissimo, pesantissimo, ha semplicemente trovato un altro strumento di trasmissione. Esisteva anche allora, anche 30 anni fa, passava attraverso la radio. Ora sono cambiati i tempi, è cambiato il mezzo, come dire McLuhan, ma non è cambiato il messaggio è rimasto assolutamente lo stesso. Quindi mi verrebbe da dire, anche solo sulla base di queste due cose, che rispetto agli anni 80, l'Italia degli anni di oggi, insomma, non ha imparato assolutamente niente, non è cambiata niente, se possibile è anche peggiorata di molto. Ma vedete, in nuce c'era già tutto allora, e ora che non ricordo più, diceva che la storia insegna ma non ha discepoli, perché non abbiamo imparato niente dal nostro recente passato. E, visto che siete, come dire, di un'età ancora leggera e facile, insomma, un po' spensierata, negli anni 80 ci fu un enorme fenomeno giovanile, enorme, insomma, non popolino ma rilevante, di cui non so se avete mai sentito parlare, ma così come ci furono i travoltini e il travoltismo alla fine degli anni 70, verso la metà degli anni 80 c'è un fenomeno notevole che, se volete, è l'unico fenomeno delle mode giovanili che l'Italia ha donato alla storia internazionale delle mode giovanili. Allora, il punk è nato in Gran Bretagna, i hippie sono nati negli Stati Uniti e da noi sono nati i paninari. Non so se avete mai sentito parlare dei paninari. È il contributo di questo sciagurato paese alla storia dei movimenti culturali, tra virgolette, giovanili. A metà degli anni 80, ma cioè, io sto a Trento, una città di provincia, di periferia come Bolzano, ma insomma anche a Trento, e qui immagino che a Bolzano, anzi, ne ho prova, qui ho una copia di una rivista che si chiama I Paninaruzzi, a di fondo di Paninari Bolzanini. Ma c'erano i paninari. Chi erano i paninari? Qualcuno sa cosa erano i paninari? Sì, qualcuno lo sa, ma senza togliere il ritorno dall'imbarazzo, ve lo dico io perché non lo sapevo. Paninari è una cosa che nasce a Milano, attorno a un bar che si chiamava Il Panino, poi si trova attorno a Burghi, non c'era ancora McDonald's, tanto che il primo McDonald's viene fatto qua a Bolzano, poi a Roma e poi arriva a Milano, ma il primo viene qua a Bolzano in piazza Avanti. E noi insomma si trovava attorno a questo bar che si chiamava Il Panino, erano tutti i giovani della Milano Bene, vestiti con capi ultrafirmati dalla testa ai piedi, quindi vuol capire come far parte di questo clan, questa sera bisognava come minimo avere un sacco di soldi a disposizione. Ma la cosa sorprendente dei paninari, che poi si irradiano in tutta la nazione come modello di, non di savoir-faire, ma insomma di eleganza, era un punto di riferimento dei giorni, l'essere paninaro, un sogno l'essere paninaro, perché tanto è vestito bene, è il figo, avevi tutto un tuo linguaggio particolare. C'è una pubblicazione che si chiamava Il Paninaro, che era un mensile, che nella storia dell'editoria giovanile d'Italia è il periodo di maggior successo della storia italiana. Vendeva centinaia di migliaia di copie. Era un giornalino a fumetti, dove c'era la pubblicità delle Timberland, piuttosto che del Moncler, che era Giappone, e della cintura di Sarco, tutte queste vaccate qua, scusate. La cosa sorprendente è questa, però, su cui vorrei un attimo richiamare la vostra attenzione. A Milano a un certo punto, noi siamo 83-84, non mi ricordo, finiscono a processo ma tipo decine e decine di giovani, perché erano giovani che, come dire, sciamavano il sabato dalla periferia milanese, quelle delle zone meno ricche di Milano, quarto di Giacomo, piuttosto che il Grato Soglio, insomma questi quartieri periferici di Milano, venivano in centro, zona San Babila, che era la zona dei paninari, non a caso parlano prima la zona dei giovani fascisti, perché c'è un filo diretto che lega, come dire, le culture politiche della giovanile di destra al disimpegno di cui sono, come dire, impersonificato dal movimento paninaro, cioè si può definire il movimento, ma non era tale, era un movimento totalmente apolitico, in quanto tale, lo dico io, di destra. Sciamarono dalla periferia verso il centro di Milano, e avvenivano aggressioni furiose, bastoni, anche con
idee, ma per che cosa? Non più per ragioni politiche, comunisti contro fascisti e viceversa, ma per che cosa? Per rubarsi le Timberland, per rubarsi i giapponi Moncler, per rubarsi la cintura del Charlo, e non per poi rivendersela, perché questi erano giovani poi di quarto giorno, per poterle indossare. Voi capite quanto è cambiata l'Italia nel giro di pochi anni se nello stesso punto di Milano si passa dalle elezioni politiche, sempre comunque da rigettare, ci mancherebbe, alle elezioni per rubarsi un paio di scarpe. E ci sono cronache processuali di queste decine di ragazzi che vengono anche condannati, molti erano minori, per cui non imputabili, perché si parla di ragazzi sui 14 anni. Questo per dire come l'Italia cambia radicalmente nel giro di pochissimo tempo. Ora ritorno alla domanda sulla barbarie. Era più barbaro sprangarsi per ragioni politiche nel centro di Milano sabato pomeriggio, o è più barbaro sprangarsi per rubarsi delle scarpe che valgono, che hanno dato lei un sacco di soldi, non so dirvi quanto, ma un sacco di soldi. Io non lo so, ho una mia opinione, ma insomma. Voglio dire che questo è il passaggio attraverso il quale l'Italia veramente cambia da tutti i punti di vista. Cambia talmente da tutti i punti di vista che dovete anche immaginare questa cosa. Vi dicevo prima, no? Anni 70, fine anni 70, gli operai, la classe operaia, quindi i lavoratori che lavorano nelle fabbriche, sono anche proprio dal punto di vista numerico, statistico, non dico la maggioranza, ma sono una fetta importante della forza lavoro di questo paese. Operai, quindi Fiat, la fabbrica di automobili, che allora era, la Fiat aveva tutto, la Fiat, la Faroleo, la Lancia, tutte le auto bianche, tutte le auto prodotte in Italia erano prodotte dalla Fiat, con marchi diversi. Era una fabbrica italiana, ora non è una multinazionale la Fiat, ma allora era la Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, acronimo sta per questo. Chi erano storicamente da sempre i padroni della Fiat? Parte non sono anche oggi, ma sono cambiati personaggi, sono morti. La famiglia Agnelli, no? E quindi voi avete presente l'immagine, la figura, mi ha detto qualcosa di Giovanni Agnelli, l'avvocato. C'era questo avvocato, Gianni Agnelli, non era un avvocato, ma era, dovete immaginare l'avvocato scritto con la maiuscola, era l'avvocato. Era un personaggio popolarissimo, non solo perché è il più importante industriale d'Italia, ma anche come esempio di eleganza, di savoir-faire, di... Allora, ve la sintetizzo così. L'avvocato Gianni Agnelli era il re che tutti quanti gli italiani avrebbero voluto avere. Purtroppo abbiamo avuto una dinastia regnante abbastanza misera, ma avessimo avuto gli Agnelli, tutti gli italiani lo avrebbero venerato, perché Agnelli era un punto di riferimento. Questo cambia tra gli anni 70 e gli anni 80. Mentre negli anni 70 Gianni Agnelli, presidente della Fiat e anche presidente di Confindustria, nella fase più complicata dei rapporti tra operai e imprenditori, assume anche la presidenza di Confindustria, quindi di tutti gli industriali italiani. Negli anni 70 Gianni Agnelli era il nemico di classe, era antonomasia, era il padrone, il cattivo. Negli anni 80 l'immagine pubblica di Agnelli cambia per tutti. Agnelli, quindi Torino, quindi la Fiat, quindi la Juventus, no? Perché la Juventus è sempre stata della famiglia Agnelli, così come la Fiat. E quindi Agnelli era il presidente della, non era il presidente della Juventus, ma insomma il padrone della Juventus. La Juventus negli anni 80, dopo la vittoria mondiale di calcio, praticamente la nazionale italiana è fatta da giocatori della Juventus, per 9-11. In più, dopo l'anno in cui vinciamo il mondiale, comprano due stranieri, che all'epoca erano due migliori giocatori europei. Un francese si chiamava Platini, un polacco si chiamava Boni, per cui era una squadra pazzesca. E tutti i giornalisti intervistavano ieri su Platini, su Boni, su Paolo Rossi, che era sempre parte della Juventus e della nazionale italiana. Insomma, diventa Agnelli non più il padrone, il cattivo, il nemico degli operai, ma il vincente,
il patrone di una squadra di calcio che dà spettacolo, e gli operai della Fiat, che prima si... guardate che non sono cose che mi vengono, sono cronache dei giornali che raccontano questi fatti. Gli operai della Fiat che prima si trovavano in sala mensa a Mirafiori per discutere di come contrapporsi al padrone, al nemico, al cattivo, ad Agnelli, negli anni 80 in sala mensa si ritrovano a parlare delle partite della Juventus di Coppa del mercoledì con Platini e Boni. E Agnelli diventa, come dire, arbiter eleganziale, aveva questa mania, e adesso un po' ridere se volete, ma a un certo punto mentre l'Italia comincia a portare, io non so l'orologio, ma insomma, comincia a portare l'orologio sopra il corsino. Che non so quanti di voi hanno l'orologio sopra il corsino. Perché Agnelli portava l'orologio sopra il corsino. Tutti a portare l'orologio sopra il corsino. Nasce una rivista che, se ci pensate, non poteva nascere nell'Italia degli anni 70, perché avremmo messo una bomba in redazione dopo l'uscita del primo numero. Esce una rivista che si chiama Capital, non so se esiste ancora oggi, ma fino a un po' di anni esisteva, un mensile che si chiama Capital, capitale, no? Quindi il nemico della classe operaia, il capitale. Questa rivista si chiama Capital e propone in prima pagina Agnelli, piuttosto che Giorgio Falk, che è un imprenditore, tra l'altro dell'Acciaieria qua di Bolzano all'epoca, Raul Gardini, magari sono nomi che adesso non conoscete, ma sono i grandi imprenditori italiani, Carlo De Benedetti, che è tuttora operante, vivo e operante, e vengono additati l'opinione pubblica come campioni, no? Campioni dell'italianità. Esempi di eleganza, esempi di uomini di successo, ma sta roba negli anni 70 non sarebbe mai potuta accadere. Capital raggiunge livelli di diffusione, quindi di copie vendute, che non ci sarebbe mai potuti immaginare. E con servizi su che cosa poi? A che cosa serviva questo giornale? Se ci pensate, è abbastanza ovvio, è abbastanza logico. Serviva a dare esempi di stile, di comportamento, del bel vivere in società, a tutta una fetta di italiani che si stavano arricchendo, ai nuovi ricchi, magari non così ricchi evidentemente, ma che, come dire, ambiscono a entrare a far parte di questa società affluente, si diceva allora. Quindi gli arricchiti, i nuovi ricchi italiani. C'è una richiesta da parte di una nuova fetta sociale di avere dei modelli di comportamento, dei modelli a cui rifarsi. La rivista Capital che propone questi imprenditori come esempi. Adesso vi dico, questa cosa perché secondo me è esemplare di questo tipo, di come questo nuovo clima culturale poi ne prefigura degli altri e che sono molto vicini a voi, anche se anche qua di poco precedente alla vostra nascita, ma che tutto riverbera nei propri effetti fino ad oggi. A un certo punto c'è un sociologo importante, si chiamava Giampaolo Fabris, è morto qualche anno fa, Giampaolo Fabris, che tra l'altro insegnò a lungo anche a Trento, io ho fatto un esame a Trento con Fabris, allora insegnava sociologia delle comunicazioni, comunque il primo sociologo della storia della sociologia italiana che studia la società non più sulla base delle vecchie categorie novecentesche, quindi ricchi, poveri, uomini, donne, nord, sud, città, campagna, le classiche divisioni sociologiche, ma sulla base, attenzione, della loro propensione al consumo. Perché? Perché negli anni 80 siamo diventati tutti consumatori, sulla base del proprio reddito, consumatori di oggetti diversi, ma siamo tutti unificati dalla stessa cosa, siamo tutti consumatori, tutti. E quindi divide la società italiana in segmenti sulla base di questa cosa qua. Ve la faccio dire perché sono proprio complicato raccontare tutta la specifica, sulla base della quale comunque l'intero mercato della pubblicità si conforma. Nel senso che tutti gli spot pubblicitari degli anni 80 fanno riferimento alla divisione sociologica proposta da Fabris con i suoi studi. Perché è evidente, un'impresa deve fare uno spot pubblicitario, deve avere da presente a quale consumatore si sta rivolgendo e quindi che tipo di semantica in uno spot televisivo va utilizzata per colpire questo particolare consumatore.
sia chi lo vende una Ferrari in testa rossa, sia chi si lo venda della carta igienica, ok? Perché anche le carte igieniche ce ne sono di diversi tipi. Io non vi sto a raccontare qua la tipologia del tonno in scatola. Quanti tonni in scatola ci sono? Aveste il tempo e la possibilità di vedere gli spot che hanno dato sui tonni in scatola, erano tutti semanticamente mirati verso uno ricco piuttosto che un po' meno ricco, piuttosto che un po' uno che sta in città, uno che sta in campagna, sulla base del reddito dei nuovi consumatori. Le tonno, c'è poco da fare. E invece no. Il packaging, lo sport, erano tutti diversi. Per ognuno con un tono diverso, per un consumatore un tono diverso. Questa roba qua, voi dovrei far poi vedere, ma mica visto che questo si basa anche alla pubblicità di oggi, e voi magari non ve ne accorgete, nessuno non se ne accorge mai così. Insomma, a un certo punto questa tipologia di studio sociologico ha talmente successo che Silvio Berlusconi decide di affidare al sociologo Giampaolo Fabri un programma televisivo basato sulle cosiddette otto Italie, per cui si diventava l'Italia in otto parti. Adesso non ve le sto a raccontare tutte, ma insomma. E quindi ogni puntata era dedicata a un particolare segmento. Diciamo che, adesso vi parlo della prima puntata, mi sono fatto mandare la puntata da un collega di Mediaset, parliamo degli anni 80, 86, 87 mi pare. Voi avete presente, come si chiama il personaggio? C'è uno che ancora adesso fa televisione, adesso vi dico anche come si chiama, ma c'è uno che fa programmi televisivi ancora adesso, e quello che andiamo in giro a fare in Piazza d'Italia. Vabbè, c'è uno che fa programmi, mi ingaggio, se non lo conoscete meglio. Comunque, il suo primo programma televisivo fu questo, sulle autoritarie. Lui che cosa faceva? Impersonificava il segmento sociale di riferimento, vestendosi in quel modo, in una situazione tipica di quel mondo, puntata per puntata. Allora, la prima puntata che è dedicata, diciamo, al segmento sociale più, tra virgolette, arretrato, infatti erano denominati gli arcaici. Chi erano gli arcaici? Persone sostanzialmente anziane, pensionate, che vivono più in campagna che in una città metropolitana, di scarso reddito, di scarsi consumi culturali, quindi gente che non va né al teatro né al cinema, gli arcaici. Questo era la denominata. Poi c'è tutta una serie di sottocategorie, ma insomma arcaici. Quindi c'era questo Mengaccio che faceva la Kennedy di camera e si fingeva un arcaico. Quindi la situazione tipica era quella dell'arcaico, impersonato da Mengaccio, che era il giocatore di bocce, l'anziano che gioca a bocce. Periferia milanese, il varietto dei pensionati che giocano a bocce, e lui è lì, quindi immaginate questo qua con le bretelle, pancia con fuori, il cappello, vasco anzi, e il sigaro, e che gioca a bocce, no? Ce l'avete, no? Presente, immagino. E quindi questo è l'arcaico. Allora c'è questa scena in cui l'arcaico Mengaccio, adesso capirete dove voglio arrivare, parla con un altro giocatore, che di camera, quindi non sa l'altro di essere inteso. Quindi parlano, e a un certo punto questo Mengaccio fa all'altro giocatore di bocce che non sa di essere inteso. Ma ascolta, tu in televisione, chi è il tuo personaggio televisivo preferito? Adesso dico dei nomi che magari non mi diranno niente, perché sono personaggi televisivi di allora. Poi chiede tipo, chi è che ti piace di più? Carmen Russo, Edwig Fenech, Gloria Guida, tutte attrici più o meno procaci di allora, quelle che, per dirla velocemente, compaiono sulle foto dei calendari dei camionisti, ok? Ci ha capito? No. E quindi chiede a questo altro giocatore di voce, ma chi ti piace di più di questi personaggi? Carmen Russo, Raffaella Carrà, Edwig Fenech, eccetera, eccetera. E quest'altro arcaico, giocatore di voce, che cosa gli risponde? E lì capisci davvero come questo, come dire, nuovo mondo degli anni Ottanta stia per diventare un'altra comedia, che in questo nuovo mondo degli anni Ottanta si siano poste le premesse, create le radici per quello che sarebbe arrivato pochissimi anni dopo. Che cosa risponde a quest'altro arcaico? Mi piace Carmen Russo, Gloria Guida, e Edwig Fenech, che andate a vedere su YouTube se volete, anche i figli di queste attrici. E lui risponde, ah, più di tutti, piace Silvio Berlusconi.
piace Silvio Berlusconi. Allora, in casi non possono che essere due, eh? O il giocatore di boccia a cui piace Silvio Berlusconi piuttosto che Carlo Russo era già Giano Fradicio alle 10 di mattina a forza di Bianchetti a giocare a voce, oppure l'avvento della televisione commerciale, l'avvento di una società depoliticizzata, l'avvento di una società italiana in cui siamo tutti indifferentemente consumatori, ha posto le radici per l'affermarsi di un nuovo modello di politica, di un nuovo modello di partito. Di un partito, io lo dico sia ben chiaro, lo dico in maniera assolutamente neutra, né a favore né a sfavore, che sia chiaro questo. Lo descrivo e basta, giusto? L'avvento di un nuovo modello di politica in cui è il leader e l'immagine del leader a contare, più che il modello politico, e quindi l'immagine dell'uomo di successo, che addirittura è preferito dal giocatore di boccia rispetto a Carlo Russo, e credetemi, ce ne vuole, insomma, ce ne vuole. E quindi si arriva agli anni 90, si arriva agli anni 90 in cui l'Italia degli anni 80, in cui già ci sono i germi di ciò che poi viene decapitato, soprattutto a partire dal 92, quindi Tangentopoli. Voi sapete di Tangentopoli, a Spagna. Vabbè, con Tangentopoli tra il 92 e il 94 viene decapitata l'intera classe politica italiana. A un certo punto metà Parlamento è composto da inquisiti, cioè da gente indagata. Tutti i partiti scompaiono, nascono nuovi partiti. Scompare la Democrazia Cristiana, scompare il Partito Socialista, scompare il Partito Repubblicano, il Partito Socialdemocratico e il Partito Liberale che governavano da 15 anni, il cosiddetto pentapartito. Scompare il Partito Comunista, in realtà è già scomparso qualche anno prima con la caduta del muro di Berlino, ma insomma si ridefinisce di nuovo con un altro nome, diventa PDS, PDS, PD. Ma insomma cambia completamente lo scacchiere della politica italiana. Perché? Perché si scopre che tutti i partiti erano finanziati dalla corruzione, dalle mazzette, dalle tangenti che venivano pagate dagli imprenditori e ai partiti politici, quali in cambio di tangenti, come dire, assegnavano loro gli appalti pubblici, pilotando le gare. Questo soprattutto a Milano, ma non solo a Milano, in tutta Italia, anche a Trento c'è una piccola tangentopoli, non ricordo, a Bolzano, non sanno che c'è il presidente della giunta, pure delle fatto di mettere quella giunta di tangenti. E quindi ovunque. Però stavamo qua, c'era già una delle più grosse inchieste di Tangentopoli che riguardava la metropolitana milanese, collettore di tangenti, seconda soltanto ad Edimont, i primi arresti avvengono nell'88-89, poi l'indagine si ferma e poi esplode 2-3 anni dopo. Ma era una roba che tutti conoscevano, ma che però non veniva indagata fino in fondo, adesso ne so troppo poco per dirne. Di più. Ma insomma, un'altra cosa sostanziale, adesso sto volando un po' da quasi alla fine, però questa cosa voglio dirla per ultima perché è fondamentale, anche perché da non poche settimane in provincia di Bolzano avete un governo provinciale di cui per la prima volta fa parte la Lega. E questa è una notizia importante. Voi non sapete quando nasce la Lega, in effetti. La Lega, prima ancora che Lega Salvini di oggi, prima ancora che Lega Nord qualche anno fa, e quindi quella di Bossi e di Maroni, prima ancora che Lega Lombarda alla fine degli anni Ottanta, e lì era solo Bossi e Schiavoni, altro politico, ma prima di tutto questo la Lega nasce in un posto molto più vicino a noi, perché nasce in Veneto. Esattamente nell'83, con un partito che si chiamava Liga Veneta e che esiste tuttora come chiamazione veneta della Lega. Ma la Liga Veneta nasce nell'83 e legge dei parlamentari sulla base di che cosa? Lo dico qua. Fuori le mani dal Veneto, ecco, Roma, peste ladra. Una campagna ultra xenofoba nei confronti non già dei neri, perché alcuni dovevano arrivare, ma sono stati, ma dei meridionali. Dei terroni. I terroni. Allora, i terroni catastrofe del nord. La Liga Veneta nasce da tanto con una campagna politica ultra violenta nei confronti dei meridionali. Voi sapete, magari negli stadi lo vedete, c'è ancora ogni tanto spunta forma anche lì per questo slogan Forza Lega.
forza Etna nel senso forza Etna e forza Vesuvio, eruttate e con la vostra lava battete i terroni. Questo vuol dire forza Etna, sterminate i terroni con le vostre eruzioni. Questa cosa qua nasce come slogan politico alle elezioni politiche dell'83, perché nel marzo dell'83 l'Etna effettivamente conosce un'eruzione molto lunga, in due diverse settimane, per la prima volta nella storia della vulcanologia moderna, per dire che l'Italia dove era in grado anche di fare queste cose, per la prima volta nella storia della vulcanologia moderna si riesce a deviare il corso immacolato di lava. Roba mai fatta neanche dagli Stati Uniti, da nessuno. Noi italiani ci riusciamo, perché c'è questa eruzione che dura 2-2, c'è questa colata di lava che rischia di sommergere diversi paesi che stanno alla pendice dell'Etna. Si riesce a deviarla con delle esplosioni, una roba che l'Italia di allora, cazzo, l'Italia di allora ci arriva a due cose così, diciamo. Tra l'altro, per dire la continuità con i tempi di allora, questa cosa viene in mondovisione, tutto il mondo assiste a questo spettacolo, immaginate la notte, la colata d'aria, l'esplosione della lava che viene deviata. Per dire la continuità dell'Italia poi non cambia mai, secondo voi chi conduceva quella diretta in mondovisione? Maratona mentale anche lì, perché quando lui lavorava per Rai fece una maratona notturna della colata di lava deviata. Lo slogan Forza Etna, dai liguisti venti, nasce lì. Cioè Forza Etna continua a devastare i paesi siciliani e i siciliani che li abitano. E questo diventa lo slogan politico della Liga Veneta nell'83, che fa eleggere dei parlamentari e sempre più ne farà eleggere. Poi nasce la Lega Nord, la Lega Lombarda, e poi diventa Lega Nord. Ma tutto nasce lì. E se pensate che soltanto per questo slogan Forza Etna, non più tardi di un anno fa, una consigliera provinciale di Monza della Lega è stata processata, prima condannata per istigazione all'odio razziale, perché aveva usato lo slogan Forza Etna, lo scrivo nel libro, l'ultimo parte del libro, quindi nel 2015, proprio prima che uscisse il libro, poi è stata assolta un anno fa in appello. È stata assolta perché è definita dalla Corte d'Appello incapace di intendere di volere, non sappiamo neanche lei che cosa aveva scritto. Ok, allora ci siamo ormai, siamo arrivati alla fine, quindi questa lunga carrellata, questo lungo racconto tra anni 70 e anni 80. E, insomma, la tesi mi sembra di poter riassumere al volo. Gli anni 80 splendida, avere, ma con dentro i germi dell'intolleranza, dell'odio razziale, etnico e magari anche della violenza maschile nei confronti delle donne. Penso a un certo modello di Palinaro che si poneva come conquistatore, no? Queste erano definite sfidizie, erano dei, come dire, dei capi da collezionare, diciamo così. La dice parecchio. Ci fermiamo qui allora. Grazie a loro per la vostra cliccate e assumete informazioni su qualsiasi cosa. Tutte le cose di cui avete, non avete capito, no? Perché non le conoscete, ma è evidente per le ragioni di età, di caparata. Andate a vederle, non vi costa niente, non vi costa nessuna fatica. È informazione che vi servirà sempre comunque per il vostro futuro, che vi auguro, radioso nonostante come siamo messi adesso.